Oggi è il 23 ottobre 2022, sono passati 11 anni dalla morte di Marco Simoncelli. Oggi voglio leggere l'intro del mio pezzo all'interno del libro che ho realizzato per The Arcos, ovvero Le leggende del motociclismo, e c'è un capitolo dedicato a Marco e volevo leggervi e caricare qui su YouTube l'intro che ho dedicato alla biografia di Marco Simoncelli. Vado. Parlare del Sich è sempre una grande fatica. Sale una tristezza mescolata a dolore, malinconia, ma anche a un pizzico di gioia, pensando al suo fare guascone, alle sue boiate, alle battute, al suo modo irriverente di stare nel paddock. Un mix di sensazioni davvero complicate da spiegare. È quell'impressione che si ha quando suona il telefono e nessuno risponde. Appena termina la chiamata ci si sente sollevati, ma allo stesso tempo sovviene il senso di colpa per non aver risposto. Quando il 23 ottobre 2011 cambiò il mondo delle corse, io ero ancora a letto. Avevo fatto le ore piccole il sabato sera e non mi ero svegliato in tempo per l'inizio della gara. Mi ricordo che sentii mio padre entrare in camera mia. All'epoca abitavo ancora con i miei genitori, avevo 19 anni. E stavo per mandare a quel paese mio papà perché volevo continuare a riposare, ma con la coda dell'occhio lo vidi completamente affranto, con il magone e una lacrima sullo zigomo. Lui è uno di quelli che non piange mai e quel dettaglio mi aveva colpito immediatamente. Mi sono alzato velocemente dal letto, sapevo che era successo qualcosa. Ehi, pa, tutto bene? Lui, senza nemmeno voltarsi, mi risponde: il Sich, Fabio. Ha fatto un grave incidente, è rimasto per terra immobile. Hanno sospeso la gara. Non sapevo cosa rispondere, ero freddato. Qualche minuto dopo io, mio papà e mia mamma eravamo sul divano mentre stava arrivando la tragica notizia e a comunicarla era proprio Paolo Beltramo. Il dolore era straziante, pure per noi che lo conoscevamo solo dalla televisione, dalla passione per le due ruote, per le corse. C'è stato un silenzio assordante. Lo stesso silenzio che ogni 23 ottobre mi soffia nel cuore. Nel luglio del 2019 ho intervistato per Rolling Stone Guido Meda, la voce della MotoGP. Nella nostra chiacchierata di quasi 2 ore ho chiesto a Guido se avesse mai avuto paura e mi ha risposto così. Professionalmente ho avuto paura di non riuscire a portare a termine il mio compito al meglio quando è morto Marco Simoncelli, perché in quel momento lì non ero soltanto il giornalista che con distacco asettico racconta le vicende. Io in quel momento stavo perdendo anche un amico. Ero in diretta con milioni di italiani che mi stavano ascoltando. Mentre dentro soffrivo, mi dilaniavo, avevo di fianco Reggiani che piangeva, si capiva che era successa una cosa grossa. La chiave per uscire da quel momento difficile è stata quella di concentrarmi sulla sua mamma e sulla sua sorella, che erano a casa loro e stavano guardando la televisione. Lì per me è stato davvero complicato, avrei voluto essere da un'altra parte. Conosco decine di persone, non necessariamente appassionati delle due ruote, che si erano avvicinate al motomondiale per la presenza di questo ragazzo riccioluto e simpatico che portava allegria in tutte le case. E che quando Marco se n'è andato hanno smesso di guardare le corse. Troppo pericolose, troppa sofferenza, troppe emozioni. È innegabile. Il motorsport è qualcosa di incredibile, di rischioso, ma anche vero che è l'unico modo per tenere vivo il ricordo di un mito che ha dato la sua vita per le corse è quello di continuare a parlarne, ad alimentare la sua carriera, le sue vittorie, le sue sconfitte, le sue goliardate, le sue frasi incompiute e irriverenti che iniziavano sempre con Dio boh. Dio boh, Sich. Ciao Marco.